118. Pace e bene. Facciamo la notte. Voi in gran parte siete stati già questa mattina a messa. Avete ascoltato la messa delle 19:30 per Santina Campana. Adesso seguite la catechesi francescana. Devo dire, rifacendoci al Vangelo che abbiamo letto, che per voi davvero Gesù deve moltiplicare le grazie. Lì ha dovuto moltiplicare i pani perché erano affamati. E voi, se avete desideri di grazia, di crescere proprio nell'amore di Gesù, vi auguro che la pioggia di grazia scenda, mentre io vi dico povere parole. Siamo al capitolo 8, le ultime parole di San Francesco. Voi sapete che le ultime parole di una persona che sta per lasciare questo mondo sono sempre le più importanti della vita. Rappresentano il cosiddetto testamento spirituale, in questo caso. Dice il Beato Tommaso, erano trascorsi 20 anni dalla sua conversione. A che età si è convertito San Francesco? 24, più 20, 42. Gli rimangono, perché vivrà 44 anni, 2 anni.
E infatti, dice Beato Tommaso, come gli era stato comunicato per divina rivelazione, la sua ultima ora stava per scadere. Il linguaggio sembra non perfetto, come c'è ancora 2 anni di vita e sta per scadere. Ma cosa sono 2 anni e anche 24 e anche 1000 anni? Era avvenuto così. Mentre il Beato Francesco e Fratelia dimoravano a Foligno, una notte apparve in sogno a Fratelia un sacerdote bianco vestito, di aspetto grave e venerando, che gli disse: «Va, fratello, avverti Francesco che, essendosi compiuti 18 anni da quando rinunciò al mondo per seguire Cristo, gli rimangono solo 2 anni, poi il Signore lo chiamerà a sé nell'altra vita». Dunque stava per compiersi questo tempo. Dio aveva annunciato, quindi, 2 anni prima questa data. Da pochi giorni riposava in quel luogo tanto bramato. Qual è il luogo bramato di San Francesco? La Porziuncola, Santa Maria degli Angeli. Aveva detto ai suoi frati: anche se sarete costretti ad abbandonare qualunque luogo dove abitate, questo no, qui rimaneteci sempre. Perché è benedetto da Dio, non perché sia da possedere. E allora, ormai era imminente l'ora della morte. Chiamò a sé 2 suoi frati e figli prediletti. Ci dice lo Specchio di Perfezione, un libro delle fonti, e anche la Leggenda Perugina, un altro libro riportato nelle fonti. Se parlo di fonti e passo appresso, significa che voi già conoscete che esiste questo testo che raccoglie tutti gli scritti su San Francesco, quindi i libri del tempo suo e quelli più importanti di dopo. Allora, questi 2 Francesco li chiamò perché a piena voce, come fa Gabriella, a piena voce, anzi, proprio con tutto l'amore, cantassero le lodi al Signore con animo gioioso. Perché? Perché si approssimava l'ora della morte, anzi, dice il Beato Tommaso, della vera vita. Allora si può cantare. Egli poi, come poté, intonò il Salmo di Davide: con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. E il Salmo 141, possiamo leggere un po', siamo andati oltre nel tempo, però insomma, che dobbiamo fare? Con la mia voce grido al Signore, con la mia voce supplico il Signore. Davanti a Lui sfogo il mio lamento, davanti a Lui espongo la mia angoscia, mentre il mio spirito viene meno. Tu conosci la mia vita, nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio, il laccio della vita e la morte. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce nella vita, sono gli altri mortali come noi. Non è che vedendoci morire possono prendersi la nostra morte e comunque non risolverebbero granché, perché alla fine siamo tutti soggetti allo stesso modo. Io grido a te, Signore, dico: sei tu il mio rifugio, sei tu la mia eredità nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica, perché sono così misero, liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Chi è che ci perseguita nel momento della morte? I nostri peccati. Fa uscire dal carcere la mia vita. Carcere è quello dove l'anima rimane per tutti gli anni che stiamo sulla terra. Il corpo, questo corpo. Perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona quando tu mi avrai colmato di beni. E infatti noi veneriamo San Francesco perché il Signore lo ha colmato di bene in cielo. Uno dei frati che lo assistevano, molto caro al santo e molto sollecito,
Vedendo questo e conoscendo che la fine era vicina, gli disse: Padre amato, già i tuoi figli stanno per rimanere orfani e privi della luce dei loro occhi. Francesco definito la luce degli occhi. Bene. Dice la mamma quando parla dei figli, vedete quanto amavano Francesco? Ricordati dei figli che lasci orfani, perdona, chiede tre cose importantissime. Primo, ricordati. Secondo, perdona le loro colpe. Quante mancanze, anche questi fratelli, nonostante la buona volontà, lo spirito di preghiera e di penitenza, e se loro erano necessitati di perdono, figuriamoci noi. E infine, dona ai presenti e agli assenti il conforto della tua benedizione. Prima che muoia, gli chiedono la benedizione per sé, per quelli presenti e per quelli assenti, per quelli futuri. Allora Francesco risponde: ecco, Dio mi chiama, figlio, ai miei frati presenti e assenti perdono tutte le offese e i peccati e tutti li assolvo per quanto posso, e tu annunciando questo benedicili da parte mia. Allora ecco, tre cose ha chiesto il frate, tre cose ha risposto Francesco: il perdono, la soluzione e la benedizione, proprio una matematica dello spirito. E si fece portare il libro dei Vangeli, pregando che gli fosse letto il brano del Vangelo secondo Giovanni, che inizia con le parole: sei giorni prima della Pasqua, sapendo Gesù che era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, ed è il capitolo 12, versetti 1, poi capitolo 13 si ripete presso a poco, dell'Evangelista Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Francesco, lo specchio in tutto di Gesù, la vita, le parole, i gesti, i momenti. Leggo solo questo per farvi sentire la perfetta corrispondenza delle parole del Beato Tommaso e del testo del Vangelo. Vedete come il Vangelo era vita. Questa è la lezione. Io vorrei commentare ogni volta, ogni passo, per calarlo nella realtà presente, quelli che interessa a noi che stiamo ancora qua a camminare nell'ombra di questo mondo con i nostri piedi corporali. E allora, questo passo, pensate, si era proposto di leggergli il ministro, Fratelia. Questo passo trovò appena aprì il Vangelo. Non dovete, adesso io ho sfogliato, ci ho messo il segnale, faccio presto. Lui senza mettere segnali apre ed è quel passo che si trova davanti. E lo stesso allora lesse, e dice il Beato Tommaso, era la Bibbia intera, non era un foglio. Quindi non è un caso. Fratelia, come era attento verso l'amato padre. Allora, Francesco è lì moribondo, sapendo che presto sarebbe diventato terra e cenere, volle che gli si mettesse indosso il cilizio, ferro, circondava, per circondare i fianchi, la vita, sentire la morsa della penitenza, il bisogno di patire per scontare. E poi volle essere cosparso di cenere. È impressionante. Parliamo di un santo così grande che chiede il segno della penitenza, che deve ancora torturarlo perché lui non si sente ancora purificato. E la cenere, perché veniamo dalla terra e torniamo alla terra. Cenere ci viene
messo sulla testa nei giorni in cui la Chiesa ci ricorda le penitenze. E mentre molti frati, di cui era padre guida, stavano ivi raccolti con riverenza e attendevano il beato transito e la benedetta fine, quell'anima santissima si sciolse dalla carne per salire nell'eterna luce e il corpo si addormentò nel Signore. Io ho sempre letto volentieri le vite dei santi, ma la pagina che attendevo di più di trovare, quella in cui veniva narrata la morte, perché è quello il momento finale. No, se voi fate una corsa, qual è il momento più importante? E quando state per arrivare, vedete se avete vinto o no, se avete perso o no, se siete arrivati o no. Allora, siccome io tremo al pensiero di questo incontro con Dio, di questo giudizio di Dio che tutto vede e sa, allora volentieri cercavo e cerco sempre nella vita dei santi quel momento dell'incontro, quasi a imparare come si va incontro a Dio. Uno dei suoi frati, molto celebre, del quale non dico il nome, ma è il beato Giacomo di Assisi, quello che Francesco aveva incaricato di aver cura dei lebbrosi, vide l'anima del Santissimo Padre salire dritta al cielo, al di sopra di molte acque, un oceano immenso, e sopra l'anima di Francesco che vola come un uccello verso il regno della luce. Era come una stella, grande come la luna, splendente come il sole, e trasportata da una candida nuvoletta. La nuvola candida è il segno biblico dell'accoglienza di Dio. Dio si nasconde o si esprime, si manifesta, vale l'uno e l'altro concetto, si nasconde nel senso che non vediamo una figura, però è lì che si manifesta perché è il segno suo, e in questa candida nuvola si immerge l'anima di Francesco.
Facciamo conto che ci fosse chiunque di noi ad assistere alla morte di un santo come San Francesco, come San Pio, San Gabriele, San Camillo, un santo, una santa. Che sentimenti proverebbe? Cosa saremmo capaci di provare dentro? Perché anche lì la misura è quella di tutta la vita, è quella di sempre, non si improvvisa niente. Non è che di botto ti scoppia dentro un grande amore al Signore, ti riempi di compassione, e ti commuovi, ti aggrappi. Se l'hai sempre fatto, lo fai anche in quel momento. E direi che mentre ti strugge la constatazione che un'anima bella se ne va, un amico grande, vero, scompare, però anche hai la consolazione di sapere che non se ne va del tutto. Non ti dimentica. Allora il Beato Tommaso si trova proprio lui a gestire per noi questo momento della morte di Francesco. In altro punto scriverà, eleverà a Francesco una preghiera bellissima, ricordi Dio Padre, eccetera. Bella, io la dico ogni giorno. Qui lascia che il suo pensiero vada libero, comunque sono esclamazioni dolcissime, forti. E allora ecco come incomincia. Mi si lasci esclamare così, quanto glorioso è questo santo, di cui un discepolo contemplò l'anima scendere in cielo, bella come la luna, splendente come il sole. Mentre ascendeva, raggiava di gloria in mezzo ad una nube candida. O vera luce del mondo, Francesco, che rifulge più del sole nella Chiesa di Cristo, giace in nascosto i tuoi raggi, qui intendete occhi, e chiuso gli occhi. Ritirandoti nella splendida patria celeste, hai scambiato la nostra compagnia dei miseri mortali con quella degli angeli e dei beati. E già, là troverai tutti i santi. O insigne specchio della nostra religione. A quell'epoca questa parola significava famiglia di frati, l'ordine. Non deporre, bello questo, con la tua carne mortale la cura dei tuoi figli. Sei stato padre? Sarai sempre padre. Siamo tuoi figli e saremo sempre tuoi figli. Avrai cura. Tu sai bene in quali pericoli li hai lasciati. Ora che nelle innumerevoli fatiche e nelle frequenti prove non ci sei più tu che con la tua benevolenza in ogni momento li confortavi e li rianimavi. O Padre Santissimo, misericordioso davvero, sempre pronto alla compassione e al perdono per i tuoi figli erranti. Ed ecco la cosa più bella. Ti benediciamo. Padre amoroso, unendo la nostra alla benedizione dell'Altissimo, il quale è sempre Dio benedetto su tutte le cose. Nella mente, nella memoria di Tommaso, ritorna tutte quelle volte che ha ricevuto la benedizione da Francesco. E ora che Francesco ha chiuso gli occhi, è lui che vuole benedire e benedice e assicura Francesco che così lo benedicono non solo tutti i frati, ma tutti gli uomini e tutte le cose. Adesso andiamo un po', possiamo fare il canto perché il tempo non c'è, e citiamo una voce dei giorni nostri proprio riguardando il tema della fede, l'anno della fede, il tema della fede. È una pagina di Centola, è una preghiera di Giovanni Papini, forse per voi già è un nome sepolto, per chi non frequenta la scuola, però è stato un cristiano forte, ha scritto Bella vita di Cristo dopo la conversione, ha scritto un altro libro pieno di severità, di ironia, tutta toscana, intitolato Le stroncature,
ha voluto stroncare tante illusioni, fantasie e affermazioni sciocche. Ma qui, quello che io voglio mettere davanti ai vostri occhi in questo momento, una distinzione importantissima, a parte l'uomo e lo scrittore e il convertito, che noi conosciamo il Cristo della croce. Cristo della croce, qual è? È il Cristo che richiede la fede, è il Cristo in cui crediamo noi, no? Il nostro è il Cristo crocifisso. Francesco, dove si aggrappava? Chi gli ha parlato? Cristo crocifisso. Questo è il nostro Cristo. Poi c'è, per il mondo della storia, quindi per la storia del mondo, non la storia del Cristo e della salvezza, c'è il Cristo della storia, quello che è messo al margine della società, o addirittura è criticato, è messo in dubbio, è esistito, non è esistito, però storicamente non lo possono negare, allora lo relegano soltanto in un posto così, come a qualunque altra persona di questo mondo. Oggi più nessuno dubita della realtà del Cristo storico, ma quanti non riconoscono la sua divinità? Perché? Superbia, orgoglio, ignoranza. Bisognerebbe rivolgersi ai tanti che lungo il corso dei secoli hanno fatto la meravigliosa esperienza della scoperta di Dio in Cristo. Conoscere la storia dei convertiti che passano dalle tenebre alla luce invoglia a porci interrogativi, a cominciare ad aprire la mente e il cuore a colui o verso colui grazie al quale noi esistiamo. Quanti convertiti nella storia, quelli folgorati come San Paolo, il più famoso, sulla strada di Damasco, e quelli che, dopo aver attraversato tante vie tortuose, esperienze negative, finalmente hanno avuto il coraggio di accettare la sfida di Dio, credendo senza riserve al suo amore per l'uomo, e hanno scoperto la verità del suo messaggio, che forse per noi resta purtroppo ancora, noi del mondo, un paradosso, perché il Vangelo è la contraddizione della realtà della vita. A chi ti percuote presenta la guancia, benedici chi ti maledice. I convertiti sono coloro che si mettono alla scuola di Cristo per vivere pienamente nella verità che toglie il velo a tutte le menzogne, le ipocrisie e gli inganni. La verità smaschera. Sono coloro che difendono a spada tratta il Cristo, dice Papini, e il suo Vangelo fino a dare la vita. Sono coloro che vivono nella certezza che Cristo è sempre vivo nell'uomo. Però c'è ancora chi l'ama e chi l'odia. C'è una passione per la passione di Cristo e un'altra passione per la sua distruzione. Non è meno forte l'accanimento dei nemici di Cristo contro di Lui, non è meno forte del nostro amore a difesa di Cristo. L'accanirsi di tanti contro di Lui dice, dimostra, che non è ancora morto. È strano. Perché combatterlo se è morto? Lo combattete, allora è vivo. Gli stessi che si dannano, bello questo scrittore toscano, che si dannano per negare la sua dottrina e la sua esistenza, passano la vita a rammentare il suo nome e ce lo vengono a predicare e a ricordare. Queste parole di Papini fanno pensare alla sua conversione. Fu un'anima inquieta e assetata di assoluto, crebbe nell'incredulità, ma nel 1921 si convertì al cattolicesimo e testimoniò la sua conversione nella stupenda preghiera a Cristo, dalla quale ora prendiamo una parte. È una preghiera sempre attuale per tutti, perché rivela il bisogno dell'umanità oggi e sempre, bisogno di Cristo verità, di Cristo salvezza, di Cristo vita dell'uomo.
questa memoria, questa preghiera l'ho letta tante volte che quasi l'ho imparata a memoria. Da studente mi piaceva andarla a ricercare e a rileggerla. Preghiera a Cristo. Abbiamo bisogno di te solo e di nessun altro. Tu solamente che ci ami puoi sentire per noi tutti che soffriamo la pietà e che ciascuno di noi sente per se stesso. Noi abbiamo pietà di noi stessi. L'unico che fuori di noi ha pietà di noi è proprio Lui, è Gesù. Tu solo puoi sentire quanto è grande il bisogno che c'è di te in questo mondo, in questa ora, in questo secolo. Nessun altro, nessuno dei tanti che vivono, nessuno di quelli che dormono nella mota della gloria. Sapete la mota cos'è? Fango, quindi la gloria infangata, può dare a noi il bene che salva. Tutti hanno bisogno di te, anche quelli che non lo sanno, e quelli che non lo sanno assai più di quelli che lo sanno. Tre cose belle. Chi cerca la bellezza nel mondo cerca, senza saperlo, te che sei la bellezza intera e perfetta. Chi persegue nei pensieri la verità desidera senza volerlo, senza saperlo, te che sei l'unica verità degna di essere saputa. E chi si affanna dietro la pace cerca te, sola pace, dove possono riposare i cuori più inquieti. Essi ti chiamano senza sapere che ti chiamano, e il loro grido è inesprimibilmente più doloroso del nostro. Se lo chiamiamo noi abbiamo la speranza, lo chiamano quelli che non lo conoscono. Hai detto una volta: se uno è solo, io sono con lui. Rimuovi la pietra e lì mi troverai, incidi il legno, parole bibliche, e io sono qui. Ma per scoprirti nella pietra e nel legno è necessaria la volontà di cercarti, la capacità di vederti. E oggi più degli uomini non vogliono, non sanno cercarti. Se non fai sentire la tua mano sopra il loro capo e la tua voce nei loro cuori, essi si guideranno a cercare solamente se stessi, senza trovarsi, perché, questo è molto bello, nessuno si possiede se non ti possiede. Noi ti preghiamo dunque, o Cristo, noi i rinnegatori, i colpevoli, noi che rammentiamo ancora di te e ci sforziamo di vivere con te, però siamo ancora lontani da te. Noi gli ultimi, i disperati, i reduci dai peripli e dai precipizi, noi ti preghiamo che tu ritorni. Ritorna fra gli uomini che ti uccidono, fra gli uomini che continuano a ucciderti, per ridare a tutti noi, assassini nel buio, la luce della vera vita. Mai come oggi il tuo messaggio è stato necessario e mai come oggi fu dimenticato e spregiato. Il regno di Satana è giunto alla piena maturazione. Sì, oggi l'antifede, l'ateismo è scientifico. È una battaglia scientifica contro la fede, cioè mettono presupposti intellettuali, culturali, credono così di abbattere l'albero della fede, la famiglia cristiana, la Chiesa, sempre illusione perché è Cristo la roccia e nessuno l'abbatte. Il regno di Satana dunque è giunto a piena maturazione e la salvezza che tutti cercano brancolando non può essere che nel tuo regno. La grande esperienza volge alla fine. Gli uomini, allontanandosi dal Vangelo, hanno trovato che cosa? La desolazione e la morte. Ma noi ti aspettiamo. Ti aspetteremo ogni giorno, a dispetto della nostra indegnità e di ogni impossibile. Attenzione, i toscani sanno usare bene un aggettivo che diventa sostantivo. Impossibili, quante cose ci sembrano impossibili, ma ci sei tu, tutto è possibile. E tutto l'amore che potremo torchiare dai nostri cuori devastati sarà per te, crocifisso, che fosti tormentato per amore nostro e ora ci tormenti con tutta la potenza del tuo implacabile amore. Così sia.
Questa è la preghiera di Giovanni Papini. Adesso fate conto, abbiamo fatto una canzone e passiamo al testimone di Francesco, un testimone dei suoi giorni, e scegliamo Angelo Tancredi. L'avete ascoltato che era insieme a Leone vicino a Francesco. Tra i 12 cavalieri di Madama Povertà, Francesco così chiamava i primi frati, c'è Angelo Tancredi da Rieti. Nel 1209, quando il santo passò missionario nella Valle Reatina, incontrò questo giovane che si pavoneggiava nel suo nuovo vestito da cavaliere. L'avevano nominato cavaliere, era un soldato, ma meritevole. Francesco, tramanda lo scrittore di questo brano, disse per istinto divino: «Signor Angelo, tai lungo tempo cinto la spada e t'altre armi militari. Ora, con l'acca, ti conviene portare invece di cingolo una ruvida fune, per spada la croce di Cristo e per gli stivali e speroni calpestar la polvere e il loto, fango, il loto delle piazze. Seguitami dunque e ti farò cavaliero di Cristo». Mirabil cosa, subito lo Spirito Santo piegò il cuore di quell'uomo alla volontà del Santo e, abbandonate tutte le cose, lo seguì, e il giorno seguente si vestì dell'abito dei minori e compì il numero duodecimo dei discepoli, fu il dodicesimo del primo gruppo. Poi andranno dal Papa a chiedere la benedizione e la regola. Allora Francesco colui andò a Roma e gli fu compagno in tutte le fatiche, le penitenze e le tribolazioni. Fu intimo amico di Francesco. A lui molto diletto, scrive il Celano, era questo beato di sì dolce e piacevole conversazione che di lui diceva San Francesco: «Quello sarà stimato vero frate minore che avrà la fede del beato Bernardo da Quinta Valle, la semplicità e purità del beato frate Leone, la mortificazione e il disprezzo del beato frate Ginepro e la benignità, affabile, benevolo, dolce, del beato frate Angelo di Rieti, con la quale allettava gli uomini all'opere buone e dava grande esempio di pazienza e carità massime per essere molto umile e disprezzatore di se stesso». Non vi stancherò con il racconto della vita del beato frate Angelo, però bisogna ricordarlo per i meriti e la santità. Ha lasciato tutto, in un momento ha buttato via, come San Matteo. Il giorno dopo già indossava, al posto di quella divisa militare trionfante, un abito umile, scalzo. Non è cosa che si fa così, senza una grande trasformazione interiore. Quindi Francesco, mentre gli diceva parole, gli operava dentro. I due anni ultimi di Francesco, ne abbiamo parlato prima, furono importantissimi proprio anche per la presenza di frate Agnolo, Angelo, Agnolo. Il delicato incarico di guardiano del poverello di Dio, Francesco lo volle superiore, lo poneva in una posizione di privilegio, ma anche di grande responsabilità, soprattutto nel periodo che va dalla venuta a Rieti del Santo, inizio estate 1225, fino al momento della morte dello stesso alla Porziuncola, il 4 ottobre 1226. Frate Angelo nel 1224 andò con detto Francesco e con i beati Leone e Masseo al Monte della Verna, dove, cosa accade? Francesco riceve le sacre stimmate, quindi l'ha voluto vicino. I biografi ricordano che Tancredi era sempre felice di stare a fianco di Francesco
E fu lui a predisporre tutto perché fossero curati gli occhi tanto malati del padre Serafico. Organizza tutto, organizzò anche il trasporto quando si ammalò Francesco e dovette essere riportato ad Assisi. Sono tanti gli episodi che si verificano in questi due anni e sono i più belli e toccanti di tutta la vita di Francesco. Citiamo la donna di Machilonne, oggi posta, che ricevette da San Francesco la benedizione e la guarigione. Il santo donò il mantello che guarì il malato. La storia del cuscino di piume stregato che misero a Francesco sotto lì la testa nel santuario vicino Rieti. E insomma, tanti altri casi straordinari, soprattutto quello della cauterizzazione degli occhi al Beato Francesco. Poi, avvertendo imminente la morte, Francesco volle che frate Angelo e frate Leone gli cantassero, ve l'ho detto prima, il cantico di Frate Sole. Quindi il canto che dovevano eseguire era quello che Francesco aveva composto. È possibile dunque capire di quali sentimenti era ripiena l'anima e di Francesco e di Angelo da Rieti. Sopravvisse 30 anni a Francesco, poi a un certo punto si ritirò insieme ad altri due confratelli nel santuario di Greccio. Perché? Perché lì poteva meditare in grande raccoglimento. E scrissero insieme, tre frati lì, la lettera al Papa, la famosa lettera di Greccio, che contiene la storia dei primi anni e delle gesta splendide, uniche, di Francesco e dei primi compagni, perché poi arriveranno molti frati colti, diminuiranno i fratelli laici, quelli ai quali Francesco metteva l'abito in un giorno, come frate Angelo, e che faranno una lunga carriera di studi, e questi chiaramente porteranno una mentalità diversa. Frate Angelo non se la sentiva di condividere, li amava immensamente, però non ci stava più bene insieme, e allora ecco che si ritirano. Lui era tanto amato anche da Santa Chiara, lui e frate Leone, Chiara, li volle vicino al suo letto nel momento della morte. Furono le notizie non buone che giungevano appunto da Sant'Ammiano a riportare Angelo da Greccio ad Assisi. Accanto alla santa, morente nell'agosto del 1253, ci sono i due amici, Angelo e Leone. Scrive la leggenda, sono presenti quei due benedetti compagni del Beato Francesco, dei quali uno è Angelo, che in lacrime consola le consorelle afflitte. L'altro è Leone, che si è chinato aggrappando il bordo del povero, misero lettuccio dove giaceva Santa Chiara e lo bacia e ribacia senza fine, capite? Che anima, che cuore. Questo è come se Francesco, che non aveva permesso a Chiara di assistere alla sua morte, ma chi è che ha assistito? A Jacopo, no? Vi ricordate? Che venne da Roma. Chiara invece no. Adesso Chiara prende i figli più amati da Francesco e li vuole vicino nel momento della morte. Allora, a rappresentare l'ordine c'è in questo processo di canonizzazione di Santa Chiara proprio questa coppia, Angelo e Leone, perché Bartolomeo, vescovo di Spoleto, creò la commissione per decretare, studiare la vita di Santa Chiara e decretare la sua santità. Ma volle questi due, di voi due, siete la mia garanzia qua.
E quindi loro raccontarono, ed sarebbe bello leggere la leggenda di Chiara, scritta dal Beato Tommaso, che ha scritto quello che vi ho letto, ma intendiamoci, oggi leggenda con una sola G significa altro di quello che... Allora voleva dire, tanto bello, tanto importante che deve essere letta. Adesso invece dici, raccontiamo questa cosa, ma è per aria, è tra le nuvole. Angelo fu sepolto nella Basilica di San Francesco. Oggi le sue ossa riposano assieme a quelle, lo sapete, chi va da Assisi entra giù nella Basilica Inferiore e giù nella cripta, trova un angolo Rufino, l'altro Masseo, l'altro Leone e l'altro Angelo. Sono le sentinelle d'onore vicino a quell'arca di pietra che racchiude i resti del Serapico Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon ritorno alle vostre case.